Nel labirinto delle bugie solo la verità può essere la bussola che ci guida alla salvezza. E di bugie su Padre Pio ne sono state dette tante. Con il nostro programma raccontiamo la verità dei fatti, cominciando proprio da un anno in particolare, quello che vogliamo affrontare proprio oggi, ovvero il 1909. Il 1909 è stato un anno particolarmente significativo, ecco, i biografi parlano di un anno movimentato, difficile, però gli storici, ecco, i biografi di Padre Pio sorvolano su questa data o comunque la toccano solo superficialmente perché si contentano a volte di andare ad affermare che Fra Pio Forgione da Pietrelcina faceva la spola da Pietrelcina e altri conventi della provincia religiosa. Però non si sono preoccupati di seguirlo nel suo lungo peregrinare in quell'anno particolarmente, ecco, movimentato e difficile. La vera storia di Padre Pio allora vuole andare a colmare anche una vera e propria lacuna esistente nella biografia di Padre Pio, indicando tutte le località nelle quali si recò quell'anno e andando a fare anche un, diciamo, un percorso. Padre Gerardo di Flumeri lo ha chiamato pellegrinaggio, peregrinatio crucis addirittura, perché si tratta di località che sono state vere e proprie stazioni di una lunga e dolorosa via crucis, dove questo frate monaco malato di Pietrelcina percorse con piena rassegnazione al volere di Dio, con ammirevole spirito di obbedienza. Ad esempio qui abbiamo la cartina della provincia religiosa dei Santi Angeli e in quell'anno, il 1909, lo abbiamo cerchiato subito sotto, lo vedete, è il convento di Montefusco. Sicuramente Padre Pio, ovvero Fra Pio da Pietrelcina, in quell'anno era a Montefusco. Questa è una cartina che risale ad un periodo in cui non facevano parte ancora della provincia religiosa alcuni conventi della provincia di Napoli che noi abbiamo aggiunto come Montefusco, Fusco, Gesualdo e vediamo, abbiamo anche aggiunto Pietrelcina dove non c'è un convento religioso. E allora noi da qui vogliamo partire, da questo luogo dove nel 1909 questi sono stati i punti toccati da Fra Pio da Pietrelcina. Ma andiamo per ordine. Oggi ci occupiamo allora di un aspetto della vita del Santo Frate Minore Cappuccino che diversi biografi hanno tralasciato, oppure se se ne sono occupati, ma con superficialità. Ecco, superficialità. Addirittura i denigratori di Padre Pio hanno usato questo aspetto della sua vita per sollevare solo ed esclusivamente bugie. Ecco, il fatto che questo ragazzo, questo giovane chierico, stava a casa. E c'è una frase di Padre Pio che stiamo leggendo: il male principale della mia malattia era il fatto che apparentemente io non dimostravo alcun male, per cui parecchi potevano dubitare che io effettivamente soffrissi. Sono le parole di Padre Pio a, chiaramente qui nel convento di San Giovanni Rotondo, al racconto che ne fa nelle sue memorie Padre Paolino da Casacalente. Infatti Padre Paolino da Casacalente, lo abbiamo ricordato nella scorsa settimana, nel novembre del 1908, non si accorse di nulla. Era un bel giovane che nulla lasciava trapelare della malattia della quale era affetto. Si copriva la gola con un bel fazzoletto. E tra malesseri e riprese, allora, è Pietrelcina che gioca un ruolo importante nella sua vita in questo periodo storico, il 1909. Ma prima di affrontare questo lungo pellegrinaggio del 1909 tra riprese, ritorno in convento, ecco, è anche lo stesso Padre Agostino che racconta che dal 1909 lui si trattiene a Pietrelcina, ecco, prima di entrare in punta di piedi in quello che è stato il suo pellegrinaggio, il suo percorso tra Pietrelcina ed altri conventi della provincia religiosa, ci soffermiamo
su questo anno. Il giovane Frappio ha 20 anni. Che cosa accadeva nel mondo? Che cosa accadeva in Italia? Che cosa accadeva anche dal punto di vista politico e anche dal punto di vista religioso? 20 febbraio, Filippo Tommaso Marinetti, e lo vediamo in questa foto, pubblica sulle Figaro il manifesto del futurismo. Marinetti, che è nato ad Alessandria d'Egitto il 22 dicembre 1876 e morto a Bellagio nel 1944, è stato un poeta, scrittore, drammaturgo, militare italiano e conosciuto soprattutto come il fondatore del movimento futurista, la prima avanguardia storica italiana del Novecento. Il futurismo, tra l'altro, è stato un movimento letterario, culturale, artistico, musicale italiano dell'inizio del XX secolo, nonché una delle prime avanguardie europee. Ebbe anche l'influenza su diversi movimenti affini che si svilupparono in altri paesi, come anche in altri stati europei, in Russia, negli Stati Uniti d'America, in Asia. Quindi denominazione di questo movimento che è proprio dell'italiano Marinetti. Mentre poi il 7 di marzo si tengono le elezioni politiche per la 23esima legislatura del Regno d'Italia, dove si registra un consolidamento della maggioranza guidata da Giovanni Giolitti, il Giolitti 3, che si dimetterà però a fine anno. Era in carica dal 1906. Quindi si va a prospettare un'avanzata delle sinistre. Le elezioni politiche in Italia del 1909 si sono svolte proprio al primo turno quel giorno, il 7 marzo, poi anche il 14 marzo con i ballottaggi. E in questo dipinto lo vediamo, c'è il re Vittorio Emanuele III, siamo nel Regno d'Italia nel 1909, che inaugura appunto questa 23esima legislatura il 24 marzo, una legislatura che si va a concludere nel 1913 il 29 di settembre. Mentre poi troviamo due santi. Si tratta di Clemente Maria Hofbauer, sacerdote professo della Congregazione del Santissimo Redentore, che nacque a Tasovice nell'attuale Repubblica Ceca e morì a Vienna nel 1820, visse a lungo a Varsavia fino a che Napoleone lo espulse così tutti i redentoristi per le loro attività culturali e sociali. E nel 1909 Papa Pio X, che era il Papa dell'epoca, lo ha proclamato santo e lo ha anche proclamato patrono di Vienna e dei fornai, perché appunto il lavoro in gioventù era quello di un fornaio, di Clemente Maria Hofbauer. Poi abbiamo subito accanto, in un dipinto, Joseph Oriol, San Giuseppe Oriol, sacerdote di Barcellona, nato nel 1650, morto nel 1702, un presbitero spagnolo dichiarato santo da Papa Pio X nel 1909. Barcellona si distinse per la sua grande vita di orazione, di cura per gli infermi, per i continui digiuni, le penitenze a cui usava sottoporsi. E amava ripetere questa frase: abbiate vera fiducia di dovervi tutti salvare, tutti andremo al cielo, essendo morto a questo fine il nostro divin Redentore. Morì in odore di santità e fama di taumaturgo, venne beatificato nel 1806 da Papa Pio VII e poi proclamato santo nel 1909 da Papa Pio X. Ma noi facciamo una piccola pausa, poi torneremo insieme per cominciare questa peregrinazione del giovane frate minore cappuccino tra i vari conventi della provincia religiosa nel 1909. E allora una domanda è d'obbligo. 1909, la cartina che abbiamo qui dinanzi ci fa capire un po' come sono, com'è disposta la provincia religiosa di Sant'Angelo, dei Santi Angeli, e ci fa capire anche con quel cerchietto nel 1909, agli inizi del 1909, ufficialmente fino a maggio del 1909, Frappio è nel convento di Montefusco. Ma vediamo quali sono gli altri conventi. Da Montefusco, quindi, abbiamo sempre Pietrelcina come luogo dove lui tornerà sempre. Poi abbiamo Campobasso, quindi Morcone, e quindi abbiamo Gesualdo.
E vediamo anche un'altra cartina che abbiamo ricostruito, dove andiamo a segnare quali sono i punti in cui questo giovane frate cappuccino chierico si va a spostare. Ecco, per questo motivo noi vogliamo dare attenzione a, a questo lungo peregrinare di questo ragazzo, perché lui si troverà a Montefusco ufficialmente maggio 1909, ma in realtà lui andò via prima, non c'è una data certa. Quindi lui tornerà di nuovo a Pietrelcina. Da Pietrelcina si sposterà verso Morcone, perché ricordiamo il 1909 è anche l'anno dell'ordinazione diaconale, quindi lui sarà a Morcone, starà male, tornerà nuovamente a Pietrelcina, lo vediamo, e poi si sposterà nuovamente a Montefusco. Da Montefusco poi andrà a Campobasso, forse lì poteva stare meglio, chissà, ma purtroppo fu un esperimento che fallì miseramente come tutti gli altri. Quindi si ritorna di nuovo a Morcone, ma anche qui purtroppo non sta bene, resta qualche settimana, forse 10 giorni, e poi a Gesualdo. Sarà il nuovo convento che noi nel 1909 andremo ad analizzare insieme, tra Campobasso e Gesualdo, per poi fare di ritorno nuovamente a Pietrelcina, e di lì poi non si sposterà più. Ma in realtà è lo stesso padre Agostino che ci va va a scrivere sul suo diario, che è dal 1909 fino al 1916, che Fra Pio non resterà a casa a Pietrelcina. E proprio su questo noi vogliamo farvi notare la verità dei fatti, proprio perché i denigratori di Padre Pio spesso utilizzano questo escamotage per andare a sottolineare il fatto che questo ragazzo non voleva fare vita di convento e voleva stare a casa. Falso, e vi dimostreremo anche il perché. Allora cominciamo da una scheda che ci racconta dove era Fra Pio nel 1909. Nel 1909, dove si trovava Fra Pio Furgione da Pietrelcina? Agli inizi dell'anno, Fra Pio sicuramente è nel convento di Sant'Egidio a Montefusco, dove studiava insieme ad altri 9 frati. Doveva terminare l'anno di teologia dommatica. Aveva ricevuto gli ordini minori e il suddiaconato nel dicembre del 1908, però sta male. Il 14 febbraio 1909 manca solo Fra Pio nella cattedrale di Benevento per l'ordinazione diaconale. Tra gli studenti è l'unico assente. Perché? Difetto di età oppure assente perché malato? Sicuramente questa seconda ipotesi è da preferire. Era in convento oppure andò a casa a Pietrelcina? Padre Placido da San Marco in Lamis, come altri confratelli, sottolineano come in quel periodo veniva inviato spesso nel suo paese natio a causa della sua malattia. Appena stava meglio, lo richiamavano in convento ed egli obbediva. Ma dopo poco tempo si era costretti a farlo ritornare a casa, dove sembrava che stesse un po' meglio. Il periodo di permanenza di Fra Pio a Montefusco va da novembre 1908 a maggio 1909. Nel suo diario però padre Agostino da San Marco in Lamis, l'insegnante di Montefusco, che poi diventerà il suo direttore spirituale, scrive: «Nel 1909 lo accompagnai per la prima volta a Pietrelcina perché malato. I medici dicevano che c'era bisogno dell'aria nativa». Padre Agostino non indica né giorno e né mese. Fa riferimento ai medici. Più di uno quindi consigliò aria nativa. Uno di questi sarà il dottor Giuseppe Lepore, medico del convento di Montefusco. Sin da subito Fra Agostino manifesta al discepolo via lettera il paterno affetto, la vicinanza morale, il rammarico per la malattia, l'incoraggiamento per la guarigione, l'esortazione alla rassegnazione e alla preghiera. Acciacchi e malanni cominciati già a Sant'Elia nel 1907, quando per la prima volta tornò a casa. Fu il dottor Ciccio Nardacchione che suggerì aria di casa per stare meglio e allontanare dal suo fisico raffreddore, tosse e malori al petto. Nel 1908 lascia anche il convento di Serra Capriola. Fu Papa Grazio che andò a prenderlo. Anche qui i medici indicarono aria di casa per ristabilirsi.
Inoltre, arrivava anche il suggerimento dei frati di tenerlo distante dagli altri perché c'era la paura che fosse tisico. Pietrelcina, così, comincia ad avere una parte importante nella sua vita. E Pietrelcina così comincia ad avere una parte importante della sua vita, lo abbiamo visto con quella cartina dove più volte il ritorno a casa, il suo andare e venire tra i vari conventi della provincia religiosa, padre Benedetto Nardella che era il ministro provinciale voleva a tutti i costi questo ragazzo in convento e non si riusciva a farlo stare qualche giorno perché se inizialmente stava bene, poi aveva delle ricadute, raffreddore, tosse, febbre, malori al petto, mal di schiena. Frappio non stava bene, tornava a casa, Pietrelcina stava meglio. Una strana malattia, ecco, una strana malattia. Per ora parliamo di strana malattia, perché non ancora si esprime con i suoi direttori spirituali, ecco effettivamente che cosa gli sta accadendo. E allora abbiamo subito questa lettera di padre Agostino del maggio del 1909. Abbiamo ascoltato dov'era Frappio da Simona in questo periodo e da Montefusco il suo lettore, padre lettore, l'insegnante padre Agostino, colui che dopo diventerà il suo direttore spirituale, colui che diventerà il suo frate che capirà un po' la situazione di questo ragazzo, ma siamo ancora lontani da quel giorno perché lui lo capirà effettivamente nel 1911, ma padre Agostino si comporta come un bravo frate che vuole stare vicino e accanto ad un suo alunno e gli dice spero e mi auguro che si accomodi anche lo stomaco e così ristabilirvi bene e restituirvi al nostro affetto. Non dubitate del mio amore come io non dubito del vostro, cercate di stare contento, non pensare ad altro e Dio vi benedica. Ecco, forse qua c'è da segnalare una lettera di Padre Pio che non è pervenuta, dove lui dice che sta meglio, ma in realtà lo stomaco di nuovo gli dà problemi. Intanto ho avuto l'obbedienza di condurvi a Campobasso. Domani scenderò a parlare col vicario generale perché quel giorno non lo trovai. Mi sarà impossibile, ecco, parla di un giorno in particolare, mi sarà impossibile ottenere l'impeditus perché anche l'arcivescovo di Benevento tiene altre ordinazioni, quindi è impegnato. E ad ogni modo cercherò di farvi dispensare dagli esami e se non è possibile ordinarvi a Campobasso, vi ordinerete a Benevento. Nell'uno e nell'altro caso sarò io che verrò a trovarvi. Per ora non posso muovermi, quindi ha altri impegni di predicazione, padre Agostino, quindi non vi impensierite poi per la morte di Fra Illuminato, che sta certo in paradiso. Pensate alla vostra salute e pregate anche per lui. Poverino, dice. Tornato qui, io mi trattenni con lui 2 ore al Fate Bene Fratelli di Benevento. E se potevo prevedere che la notte sarebbe morto, rimanevo anche la notte. Quindi, che cosa stava succedendo? E quindi, fin qui, le fonti ufficiali si fermano, perché effettivamente non si riesce a capire quello che accade nella vita di questo giovane frate. Allora, quindi, maggio 1909, Frappio si trova comunque a Pietrelcina, dove era stato accompagnato da padre Agostino in un periodo imprecisato di quell'anno, forse anche febbraio, perché come abbiamo già segnalato, il 14 di febbraio del 1909, tra i 10 frati che erano studenti a Montefusco, manca solo Frappio da Pietrelcina. Non era presente all'ordinazione diaconale di tutti e 9. Lui doveva essere il decimo e lui non c'era. Perché non c'era? Per mancanza di età oppure perché stava male? E quindi era in convento o addirittura era già a casa. Padre Agostino ci racconta nelle sue memorie che nel 1909 lo riaccompagna per la prima volta a casa, ma non ci indica una data. Poi in questa lettera non pervenuta proprio da Pietrelcina va a informare il suo padre lettore di questo graduale miglioramento delle forze fisiche, però lo stomaco continua ancora a ribellarsi e gli manifesta questo suo fraterno dispiacere per la morte del confratello Fra Illuminato, che abbiamo, se prego la regia, un'altra slide, ecco qui, ci racconta questo. Fra Illuminato sulla necrologia al secolo Cristoforo Domenico Antonio,
nel 1909 a Benevento. Chierico morì di tubercolosi ossea e polmonare. E nell'ospedale Fate Bene Fratelli, aveva 20 anni di età e 5 di vita religiosa. Antonio Salvatore, nel suo testo dedicato ai frati cappuccini di Montefusco, scrive anche che fra illuminato da Ripa Bottoni è stato anche un frate di santa vita, ecco, così lo ha definito. Immaginate quello che può accadere in un convento quando viene a mancare un frate, un tuo compagno, ma soprattutto se questo ragazzo è anche giovane, aveva solo 20 anni e muore di tubercolosi. Intorno al 20 maggio, quindi, padre Agostino scende da Montefusco a Benevento per discutere col vicario generale in merito agli esami e l'ordinazione diaconale di Fra Pio, che si decide di svolgere a Campobasso, ma in realtà salterà tutto perché Fra Pio si ordinerà a Morcone. Continuando il viaggio, quindi, incontra Fra Pio, che gli manifesta questo desiderio di essere inviato a Campobasso, e lui ha l'obbedienza già di condurlo direttamente a Campobasso e qui tenere anche l'ordinazione diaconale. L'aria a Campobasso è finissima, c'era anche un ospedale, quindi dove avrebbe potuto usufruire delle necessarie cure. Tra l'altro c'era anche Don Ciccio Nardacchione, che è stato il primo medico e ha indicato ai frati aria di montagna, aria di casa. E poi tra l'altro abbiamo letto soprattutto l'impeditus. Che cos'è l'impeditus? Secondo le norme allora vigenti, gli ordini sacri dovevano essere conferiti dal vescovo ordinario, quindi dal vescovo di Benevento. Se poi questo, per giusta causa, era impedito, chiaramente doveva rilasciare un documento, per l'appunto l'impeditus, impedito, che consentiva il ricorso ad un altro vescovo per il conferimento di questi ordini, e quindi Fra Pio poteva essere ordinato diacono dal vescovo di Campobasso eventualmente. Proprio ora ho parlato col vicario generale, il 28 maggio, lunedì Monsignore mi farà sapere la delegazione, quindi la settimana, la dispensa degli esami non è possibile, la settimana verrò io a Pietrelcina per la delegazione, vi esaminerò con un altro pete, preparate alla meglio, finalmente poi vi condurrò a Campobasso, si decide anche la data, giorno 6 giugno, ma in realtà non sarà così, perché se vediamo un'altra lettera, quella del 30 di maggio, è padre Agostino che gli comunica purtroppo questa delegazione accordata e gli esami non ebbero luogo. L'arcivescovo di Benevento, tra l'altro Benedetto Bonazzi, benedettino, celebre grecista, rispose al suo vicario generale che preferiva esaminare personalmente il giovane chierico Fra Pio Forgione da Pietrelcina, quindi maggiormente contrariato di questa situazione, diede questa triste notizia a Fra Pio il 30 di maggio del 1909. Quindi salta l'idea di essere ordinato a Campobasso e si ritorna quindi a Benevento come luogo e sede per gli esami e per l'ordinazione diaconale. Ma sembra ancora tutto vicino, in realtà non sarà così, perché salterà anche Benevento. Ma noi facciamo una piccola pausa, poi torneremo nuovamente insieme. Ebbene, in questo contesto, in questa lettera che a maggio del 1909 padre Agostino scrive a Fra Pio, indirizzata proprio a casa sua, a Pietrelcina, oltre a quanto già abbiamo anticipato, gli dà una comunicazione. Ecco, il risultato del capitolo è questo. Chiaramente, forse padre Agostino più volte andava a Pietrelcina per incontrare questo ragazzo, quindi si raccontavano di quello che stava accadendo anche in provincia, il capitolo provinciale. Di che cosa si tratta? Ecco, gli elenca chi sono: padre Benedetto, quindi padre Benedetto Nardella da San Marco in Lamis provinciale, il primo definitore padre Bernardino, il secondo definitore padre Giustino, il terzo definitore padre Tommaso, il quarto definitore padre Francesco da Savignano, poi il primo custode generale padre Luigi da Serra, il secondo custode generale padre Agostino da San Marco in Lamis, cioè proprio padre Agostino. Vedete dunque come Dio ci aiuta, caro Fra Pio? Che cosa fa intendere con questa espressione? Abbiamo una foto, abbiamo la foto del 1909 che ritrae tutti i partecipanti al capitolo, i delegati, ecco, tutti coloro che poi hanno eletto
i rappresentanti provinciali, che è stato celebrato proprio a Tora, in provincia di Caserta, per l'elezione dei nuovi superiori. Abbiamo un'altra immagine dove abbiamo contestualizzato chi sono questi frati. Fra Tommaso da Monte Sant'Angelo li vediamo, padre Bernardino, padre Benedetto, padre Giustino, li sto leggendo in ordine, appunto vedendoli nella foto, fra Francesco, padre Luigi e l'assente padre Agostino, che comunque è stato eletto. E quindi di chi parliamo? Padre Bernardino, ovvero padre Bernardino Latiano da San Giovanni Rotondo. Padre Bernardino era il suo professore, no? Lo ricorderemo, lo abbiamo ricordato anche a Serra Capriola, professore, poi anche a Montefusco. Quindi da padre Bernardino abbiamo padre Giustino De Santis da San Giovanni Rotondo. Quando parliamo di padre Giustino facciamo riferimento anche ad un altro contesto della vita di padre Pio o di fra Pio. Era stato il suo insegnante a San Marco la Catola, poi padre Giustino li ha accompagnati nuovamente anche nell'ultimo anno a Sant'Elia a Pianisi. Padre Luigi da Serra Capriola, fra Luigi da Serra Capriola, ecco lo vediamo il numero 5, padre Luigi è stato il suo primo precettore, e poi ancora padre Francesco da Savignano, che già conosceva perché faceva parte degli altri definitori precedenti, padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, il frate cappuccino che ha accolto questo giovane frate quando è entrato in provincia, la vestizione, quindi la prima professione, e padre Agostino, che pur essendo assente da questo capitolo, perché c'erano dei delegati, lui era assente, venne eletto come secondo custode. E da qui l'espressione, vedete come Dio ci aiuta, ecco, sono stato eletto anch'io, vi posso dare, ecco, rivolgendosi a Fra Pio, vi posso dare una mano anche nell'andare a, a gestire al meglio anche questa situazione. Quindi voi state tranquillo, voi state quieto, non fatevi problemi, ecco, curatevi, ecco, questa malattia. E quindi nel 1909, appena eletto il provinciale, padre Benedetto Nardella da San Marco in Lamis, che tra l'altro abbiamo citato soltanto gli altri frati, ma c'è anche padre Benedetto che era il direttore spirituale, come lui ha già confermato, era il direttore spirituale già dal 1905 di questo giovane frate minore cappuccino, lo richiama a Morcone perché non poteva persuadersi che questo frate stesse a casa sua. Probabilmente questo accade nei primi giorni del mese di luglio, già che nel mese di giugno Fra Pio era ancora a Pietrelcina, dove ricevette tre lettere da padre Agostino. Le abbiamo raccolte in una slide che vediamo, dove vi raccontiamo quello che è successo. Padre Agostino scrive a Fra Pio, al religioso Fra Pio da Pietrelcina, Casa Forgione, Benevento Pietrelcina, così era il destinatario, l'11 giugno, quindi gli scrive il 21 giugno e gli scrive anche il 29 giugno. Gli racconta quello che in queste lettere, quello che noi vogliamo mettere in evidenza, ecco che cosa gli racconta. Ho parlato con Monsignor Vicario per gli esami dell'ordinazione, e il Monsignor Vicario era il vicario di Benevento, mi ha detto che se nulla accade in contrario sono fissati gli esami per il 21 corrente, forse io stesso vi accompagnerò, cosa che non accadrà. Da Campobasso, ancora, il custode generale della provincia scrive, sempre a casa Forgione, telegrafai e scrissi a Morcone perché vi avessero accompagnato a Benevento per gli esami. Quando tutto sarà fatto, ottenuta l'approvazione, quindi l'impeditus, cioè questo documento per farlo ordinare da un altro vescovo di un'altra diocesi, cercate di ordinarvi a Morcone da Monsignor della Camera. Ecco qui il primo nome che emerge, e in effetti sarà proprio così, sarà ordinato diacono da Monsignor della Camera a Morcone. Ma ancora gli scrive il 29 giugno, pensando che già tutto era fatto, scrive: mi affligge immensamente per il vostro stato che non migliora, vi avrei voluto sempre accanto a me e non so se il Signore mi appagherà. Speriamo, quando vi sarete ben ristabilito, sarebbe meglio che lei venga qui. Quindi lo voleva con lui a San Marco la Catola. Ricordatevi che io vi ho sempre voluto molto bene, chiedetemi quel che volete e farò tutto il possibile per contentarvi.
Quindi chiedete qualunque convento e penserò io col provinciale. Ecco, ritorna la richiesta di Frappio di andare a Campobasso, perché Campobasso era più alto e il Campobasso dei Monti era più alto, quindi la necessità di respirare meglio, perché questo raffreddore, questa tosse, questi acciacchi, mal di schiena, malore al petto, emottisi, insomma, una serie di situazioni che non facevano star bene questo ragazzo. Quindi andiamo direttamente a quello che accadde a Morcone. Ecco, nella stessa chiesina, ai piedi di quello stesso altare, il 22 gennaio 1903, dove Frappio ha vestito l'abito, ovvero Francesco Forgione ha vestito per la prima volta l'abito cappuccino e ha cambiato nome in Frappio da Pietrelcina, proprio in quella stessa chiesina dove lui ha emesso anche i voti di castità, obbedienza e povertà, i voti temporanei, il 22 gennaio del 1904, dove lì si è consacrato a Dio con la professione semplice. In quella stessa chiesina viene ordinato diacono. La domenica, ecco, lo stiamo leggendo, domenica 18 luglio 1909, a Morcone, Frappio da Pietrelcina, Frappio Forgione da Pietrelcina, riceve l'ordinazione diaconale dalle mani di Monsignor Benedetto Maria della Camera, vescovo di Termopili. Eccolo qui, lo leggiamo proprio con questa scheda che abbiamo creato ad hoc. Benedetto Maria della Camera, nato il 3 aprile 1837 a Morcone, morto a Morcone il 19 giugno 1926, è stato sacerdote cattolico romano, vescovo ausiliare di Cerreto Sannita, ordinato sacerdote nel 1861, il 25 di maggio, e il 16 gennaio 1893 viene nominato da Papa Leone XIII come vescovo titolare di Termopili e vescovo ausiliare a Cerreto Sannita. Il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Parocchi, lo ordinò vescovo il 22 gennaio dello stesso anno, siamo nel 1893, e fu lui che andò ad ordinare diacono Frappio da Pietrelcina. Anche attraverso questo attestato che vediamo, con la scritta in latino, ci affidiamo direttamente a Simona Marmorino per ritornare a quella giornata. L'ordinazione diaconale avvenuta nella chiesetta del convento dei Padri Cappuccini il 18 luglio, domenica settima dopo la Pentecoste, per l'imposizione delle mani di Monsignor Benedetto Maria della Camera, vescovo di Termopili, che rilasciò regolare attestato. Questa, in una traduzione italiana, dice così: Benedetto Maria della Camera, per grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica, vescovo di Termopili, prelato domestico del Santissimo Signore nostro Papa Leone XIII. A tutti quelli che leggeranno questa nostra lettera facciamo noto ed attestiamo quanto segue. Ricevuto l'attestato del Reverendissimo Ordinario di Benevento, nel quale si dichiara che è impedito il Reverendo Arcivescovo di questa diocesi, in cui dimora il suddiacono Frappio da Pietrelcina, a noi raccomandato con lettera di dimissioni del molto reverendo padre Benedetto da San Marco in Lamis, ministro provinciale, abbiamo celebrato l'ordinazione nella chiesa dei reverendissimi padri cappuccini di questa città, oggi, domenica settima dopo Pentecoste, 18 luglio. Con questa celebrazione, regolarmente fatta nel Signore, abbiamo promosso il predetto frate suddiacono all'ordine del diaconato, dato a Morcone il giorno 18 luglio 1909. Alfredo Santorelli, segretario, Benedetto Maria, vescovo di Termopili. In questa stessa chiesina, ai piedi dello stesso altare, il 22 gennaio 1904, dopo un anno di noviziato, Frappio si era consacrato al Signore con la professione semplice dei voti di obbedienza, povertà e castità. Oramai divenuto diacono, egli era alle soglie del sacerdozio. Thank you.
E se il sacerdozio era lontano nella storia di questo giovane frate, il diaconato quindi era, quel giorno era arrivato a Morcone, lo abbiamo ascoltato, abbiamo letto l'attestato di Monsignor Benedetto Maria della Camera che aveva ottenuto l'impeditus da Monsignor Bonazzi, arcivescovo di Benevento. Ma che cos'è il diaconato? Ascoltiamo questa scheda di Simona Marmorino. La parola diacono deriva dal greco diakonos, servitore. La presenza di figure assimilabili ai diaconi è documentata fin dai tempi degli apostoli. Ma fu il Concilio Vaticano II a fissare una volta per tutte norme e modalità del diaconato attraverso la costituzione dogmatica Lumen Gentium. Nell'ambito del ministero ecclesiastico, il diacono occupa il cosiddetto primo livello. Infatti, sempre a partire dal Concilio Vaticano II, nell'organizzazione della Chiesa sono stati definiti tre gradi che raccolgono tutti coloro i quali hanno ricevuto l'ordinazione. Il primo livello è il diaconato, il secondo il presbiterato e il terzo l'episcopato. Circa i compiti del diacono, il Concilio Vaticano II ha definito la triade, diaconia della liturgia, della predicazione e della carità. Il diaconato è conferito per imposizione delle mani da parte del vescovo. Fondamentalmente, il diacono assiste il sacerdote o il vescovo durante la Santa Messa, svolgendo per esempio il servizio al calice e al libro, annunciando le intenzioni della preghiera universale, aiutando nella distribuzione della comunione. Inoltre, egli deve purificare e riporre i vasi sacri, può eseguire la lettura del Vangelo e l'omelia e, in generale, praticare il ministero della parola. Al di fuori della Santa Messa, il diacono può celebrare il sacramento del battesimo. Nel rito latino, e solo con delega del sacerdote, può celebrare matrimoni. Ha inoltre la facoltà di benedire le persone, luoghi e oggetti, può prendere parte al rito delle esequie e portare il viatico ai moribondi. E spesso opere e strutture di carità diocesane o parrocchiali sono affidate alla cura di uno o più diaconi. Diacono fra Pio da Forgione da Pietrelcina è alle soglie del sacerdozio, finalmente, per questo ragazzo che pensava veramente di morire. Ce ne accorgeremo ora nel prossimo anno, dove ci sarà una richiesta fattiva di essere ordinato sacerdote prima, e per questo avrà la dispensa, perché teme appunto di morire. Quanto tempo è rimasto a Morcone? E quindi siamo al numero 3, siamo ancora al numero 3 in questo anno movimentato, difficile di Fra Pio. Rimarrà qui per qualche settimana, perché poi da Morcone lui tornerà di nuovo a casa. Infatti ci sono le parole di padre Agostino, che nel suo diario scrive: padre Benedetto da San Marco in Lamis lo richiamò a Morcone perché non poteva persuadersi che il frate stesse a casa, ma dovette subito rimandarlo a Pietrelcina. Quindi torna di nuovo a Pietrelcina, forse sarà stato a Pietrelcina per qualche tempo, ma subito dopo richiamato a Montefusco, dove qui ci sono i racconti dei loro confratelli e in modo particolare di padre Ilario Dateano, che insieme ad alcuni fratelli raccontati da padre Raffaele da Santeni a Pianini, che si riferivano all'estate trascorsa a Montefusco, padre Ilario Dateano dice: i medici subito dopo quello che accadde, e questo ce l'ha raccontato anche padre Marciano Guarino, episodio che lo trovò a terra nella sua stanza, quindi si decise di nuovo di mandarlo a casa. E quindi che cosa succede? Da Montefusco, quindi siamo al numero 5, e padre Benedetto che non vuole mandarlo a casa, dato che c'era questa esigenza, questa richiesta da parte del giovane frate minore Cappuccino, ecco, di andare a prendere aria in questo convento che era più alto, a Campobasso, al convento di Santa Maria al Monte, verso la metà di ottobre. Ma che cosa è accaduto in tutto questo? Lo scopriremo
nella prossima puntata a Campobasso e conosceremo al meglio quello che è accaduto. Proprio per questo noi con questa piccola cartina, diciamo recente, ecco, a differenza di quella dei Santi Angeli, vediamo tutti i luoghi che ha toccato Frappio all'interno, oggi tutti i vari conventi, perché se contempliamo anche Pietrelcina, all'epoca era solo casa natale ma non c'era il convento, però lo possiamo individuare come un convento perché già dal 1909 cominciamo a capire che dal 1909 al 1916 Frappio farà di casa sua, della torretta di Pietrelcina, della sua stanza di via Santa Maria degli Angeli, luogo di studio, perché lì continuerà a studiare, la preghiera nella chiesa di Sant'Anna, e allo stesso tempo anche cominciarsi a, lo farà per tutto il 1910, a prepararsi alle cerimonie, perché questo ragazzo diventerà prete, diventerà sacerdote il 10 di agosto del 1910, ma poi lì è un'altra storia, saremo nella cattedrale di Benevento e vi racconteremo anche quella giornata. Andiamo tappa per tappa, noi per ora ci fermiamo qui, dalla prossima cominceremo a raccontarvi quello che è accaduto a Campobasso, ma anche quello che è accaduto a Gesualdo.